Ciao ragazzi, ben ritrovati in Randrelink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Captain Tsubasa Rise of New Champions. C'è la finalissima da giocare dell'episodio New Hero. Che ci aspetta? Boh. In teoria, il preludio a quello che ci aspetta l'abbiamo avuto a inizio gioco. Una volta che avviamo la partita, ci sarà una partita di prova, qualche minuto, contro la Germania. Sarà quella la squadra da affrontare in finale? Vedremo. Però c'è una squadra extra segreta che affronterò quando avrò capito come. In realtà so come fare, però per dire, no? E comunque abbiamo Roberto Kongo che è contento che Tsubasa sia arrivato a questo punto in finale. Tsubasa, ormai io non ti servo più, eh. Non è che prima tu l'abbia aiutato molto quando ha chiesto di venire in Brasile con te, ma. Ah, è Barbas. Il nostro incontro è andato proprio come avevi previsto. Il tuo Tsubasa Ozora si è scontrato testa a testa con Diaz. E ha vinto. A proposito di Tsubasa, stavo pensando di reclutarlo nel circuito professionistico argentino. Eh sì, perché dopo che Diaz ha perso e i suoi numeri non sono serviti a nulla. Se riesce a tenere testa a Diaz, allora può fare grandi cose. Se Tsubasa vuole diventare solamente il miglior giocatore del Giappone, 3 anni saranno sufficienti. Beh, se lo rapportiamo a questo periodo in Giappone non è che ci siano grandi giocatori in questo momento. Però negli anni 80 sì. Ma se intende giocare a livello mondiale, allora non può permettersi di aspettare altri 3 anni. Deve spiegare le ali ora. Ah, è Katagiri che chiede a Roberto di allenare Tsubasa. Aiutalo a realizzare di nuovo i suoi sogni. Sì. Tsubasa voleva diventare il migliore perché in Brasile si dice che il Brasile sia la patria del calcio. Se tu ti alleni nella patria dove il calcio è nato, può solo significare che diventi tra i migliori giocatori del mondo. Ma è un po' tirata sta cosa, no? Hai detto che Tsubasa era un tuo allievo, no? Perché non hai mai pensato di portarlo in Brasile con te? Avevo le mie ragioni. No. In ogni caso, quando finirà il torneo, farò una proposta formale a Tsubasa. Vabbè, qua è pranzo. Proprio. Come chiudiamo la conversazione? Diciamo che lo vuole invitare a pranzo. Ok, grande, ci sta. Andiamo a mangiare pure noi, va, che si è fatta la certa ora. Ricostruzione accurata, eh. Attenzione però perché c'è il Brasile contro la Germania. Brasile e Germania, eh? La vincitrice sarà la nostra ultima avversaria. È un incontro troppo emozionante per non sentirsi coinvolti almeno un po'. Chi vincerà? La Germania. Il Brasile è forte, ma i tedeschi sono di un'altra categoria. Eccoli che entrano in campo. Ma chi è il portiere della Germania? È enorme. Deve essere alto almeno 2 metri. Wakabayashi, ci vuoi spiegare cosa sta facendo il portiere fantasma? È un portiere che appare solo quando c'è bisogno. Quell'uomo è una vera leggenda. Una volta la squadra campione di Germania andò in un ritiro in un piccolo villaggio di montagna e giocò un amichevole contro la squadra locale. All'inizio non la presero sul serio, ma quando iniziarono a tirare con tutte le loro forze, non riuscirono a segnare neanche un gol. Questo perché gli avversari avevano Müller in porta, apparato dal primo all'ultimo tiro di un'intera squadra di professionisti. Tutti quanti. Allora dai, vediamo che cosa vuole fare. Il Brasile segue una nuova strategia e sta compattando la difesa. Non sarà così facile entrare nella loro area. Dovrò usare un po' più di forza. Vediamo un po', va. Schneider è distante ma carica il tiro. Ma che parato. Questo pure ragazzi è interessante come portiere. Non è che mi piaccia molto ma ci potrebbe stare in qualche squadra. L'infallibile tiro di fuoco di Schneider è stato parato. Quindi è questo il famoso tiro di fuoco? Fantastico! Sento proprio l'odore di bruciato. E riparte la Germania, ancora una volta. Ok, è contento.
Vabbè, questo qui è fantastico, ragazzi. Non ci si può proprio di nulla. Divertitevi finché potete. Che succede? E questo è interessante. Alberto si lancia in un contrasto eccezionale e ferma l'inarrestabile Hein. Carlos! Eccolo. Vediamo un po' che combina. Ah, bello. Quello mi interesserebbe averlo come dribbling. Sì, ragazzi, però una porta regolamentare è alta quanto lui. Müller ha parato senza problemi il tiro insidioso di Carlos. Sì, infatti. Porca miseria, ragazzi, questo è un portiere da avere squadra. Per carità, Wakashimazu e Wakabayashi stanno lì. Lui forse è un po' sotto, ma è fortissimo. E poi se ti interessa lui come portiere. Sì, Müller fa sul serio. La partita entrò in stallo nei minuti successivi, va bene, ci può stare. Hein cercò di dare una spinta all'attacco tedesco, ma Alberto gli rimase incollato impedendogli di effettuare un passaggio decente per Schneider. Dal lato opposto, grazie alla strana difesa di Chester e Kals a centrocampo, il brasiliere riuscì a far arrivare la palla a Carlos. Schneider e Carlos furono costretti ad affidarsi ai tiri da lunga distanza, facilmente bloccati da Keizinho e Müller. Ovvio. Nessuna delle due squadre riuscì a segnare, ma una delle due formazioni trovò l'occasione. Contrasto di calza colpito in pieno Carlos? Ah, solo un calcio di punizione. Attenzione. Non voglio nessuna barriera, mi blocca la vista. Bravissimo, cavolo. Va bene, contiamo su di te. La Germania non forma nemmeno una barriera. Questa è un'occasione da sogno per il Brasile! Allora, è l'occasione perché tutti quanti stanno in attacco ora, no? Anche la difesa sta a centrocampo. Basta un rinvio lungo di un giocatore che scatta appena batte la punizione e ci stanno. Perfetto, andiamo Leo. Sì. Tu vai, vai. Vedi come ti è ben servito. Leo muove la palla verso la metà campo, ma ecco che dietro lui arriva di corsa Carlos. Ha dato al tiro una potenza incredibile! Questa è una punizione, wow. Ecco. L'ho detto, no? Müller rimette velocemente per Chester. C'è un nome strano questo, eh. Chester, è tipico come nome da leggere. O la Paola spacca. Eccolo. Non mi è mai piaciuto Hein. Ah, perché gli ha soffiato il titolo in nazionale. Eccolo. Eccolo Hein che parte all'attacco. Hein si mostra da suon di dribbling. Andate voi. Sta danzando in mezzo a una tempesta di contrasti dei brasiliani. Ecco che arriva Alberto. Dai, Alberto. Ma? Ok, vai. Schneider mi ha insegnato la difficoltà nell'affrontare il mondo. E per tutti quelli che mi hanno aiutato a capire quanto sono ancora debole. Dai, sì. Zeta in rimasta senai, sì. Era sbilanciato ma ce l'ha fatta. Va bene. C'è Margus anche in attacco. Hein la passa. Arriva un altro colpo di testa miracoloso. Ma come fa a tirare i test se c'è la palla a piede? Cioè se la alza apposta? Perché? Boh, ah, forse era tutto proprio programmato. E Ting si lancia verso Schneider. Questa palla rappresenta le speranze di tutti noi. Va bene?
Ok, questo è davvero forte. Eccolo! E la Germania vince. Però questo era davvero un tiro avvolto dalle fiamme. Anche Tsubasa è impressionato. Wakabayashi, ma quello era... A quanto pare Schneider ha superato i suoi limiti. E quello era un tiro evoluto, era l'evoluzione del suo tiro più potente. E la partita finisce qui. 1-0 per la Germania. Direi a questo punto di cominciare. Finalissima, dai, dai, dai che siamo carichi. Sta per iniziare la finale del primo Junior Youth World Challenge. A sfidarsi Germania, favorita in Europa. E il paese che ha sconfitto Italia, Olanda, Senegal, Argentina e Francia avanzando come uno schiacciasassi, il Giappone. Però Germania, no no, solo Germania. Invece Giappone ha sbaragliato tutte quante queste squadre, di cui il Senegal che non serviva, però ce l'hanno fatto fare comunque. Quale di queste squadre sarà incoronata campione del mondo? Tsubasa, finalmente hai raggiunto il luogo dove potrai dimostrare a tutti di essere il migliore del mondo. Tsubasa. Roberto! C'è sempre questa voce particolare, profonda proprio, alcuni personaggi che è fantastica, è proprio è preimpostata secondo me. Scelgono sempre il solito doppiatore, lo tengono chiuso ermeticamente, no? Sotto vuoto. Quando serve lo cacciano e gli fanno fare questa voce profonda. È il grande momento del tuo allievo. Hai davvero intenzione di ingaggiare Tsubasa? Sì. Io farò una proposta formale dopo la finale. Se verrà in Argentina potrò giocare di nuovo contro di lui. E avrò la mia rivincita. Dunque, Barbas pensa che vincerà la Germania. Anche con Tsubasa il Giappone non ha possibilità di vincere. Ma tu non lo sai che Link è stato nominato vice capitano, eh? Non te l'aspettavi, eh? Cioè, ma avete visto la differenza di potenza? Cioè, io ero quasi pieno al massimo e loro ancora dovevano... Cioè, quello era fallo proprio in piena regola, eh. Cioè, io dovevo ancora migliorare molto e loro invece già erano... Cioè, dicevo, vabbè sì, però questo qua non mi fa capire nulla. A parte che oggi lagga da fare schifo, eh. Comunque, dicevo. Io ero potenziato al massimo, nonostante fossi 1700 rotti. E... Perché? Non c'era nessuno. No, non c'è nessuno. Ero troppo impegnato a guardare da un'altra parte, ero. E loro, nonostante fossero quasi a 2000, avevano ancora un grande margine di miglioramento. Non è normale. Che cosa sono? Ecco, mi sopra. Sì, vabbè, qua il lag è tremendo. Oh no, 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 no. Para in qualche maniera, para. Cioè.
Niente da fare, niente, non si fanno smarcare, quindi niente. Schneider lascia partire un Asiuro da fuori area e segna. C'è la Kuba Kabayashi, ovvio. Vincere, sì, sì. Papà, mamma, ma cosa? Ma per favore. Il campionato mondiale spetta alla Germania. Sarebbe devastante per lo spirito. Però non riesco a superarli. A parte che i tempi di reazione sono sballati. Comunque, a parte quello, eh. Ah! Ci stava riprovando, Ma dai! Era un contrasto perfetto il mio. Il timing era eccezionale. Proprio volete proprio farmi perdere, Dimmi se io devo arrabbiarmi a ogni partita. No ragazzi, devo tirare da centrocampo, è impossibile avvicinarsi. È impossibile. Ma dai! Ma per favore, ma no, ma... Guarda, se fa gol gli do anche ragione. Guarda, sarei stato più contento se avesse fatto gol. Perché almeno dice... Almeno c'ha ragione, invece no. Vedi che non li supera? Niente, niente, inutile. Anche carico il tiro non ce la fa a caricarsi in tempo. Dai però ragazzi, corre addosso sta palla, su. Anche i giocatori niente, proprio zero, Dai, 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 eccola. Oh, yes! Niente. Oh, grande Link. Mozzunna. Oh, ti faccio vedere io. Dai. Eccolo. Superato. C'è. Lo sapevo, non poteva, è troppo bello, Sì, beh, ma questo non può fare dribbling perfetto ogni volta, io zero. Non esiste proprio. Ma sono sempre potenti. Ma da quando è che hanno attivato il campo loro? Che non l'ho visto. A meno che non sono potenziati proprio per... Così a diritto. Proprio all'inizio. Eccolo va. Mannaggia. Oh yes. Oh yes. Il cavolo. Yes. Shizaki, non fare cose, Shizaki, Corri! Corri come il vento, sparala, sparala, non mi interessa, sparala. Non voglio sapere niente, sparala via. Müller, anche tu una mossa, dai però ragazzi, su. Vai, proviamoci, non mi interessa lo centrocampo. Voglio provarci comunque. Ha reagito subito, ma era un po' sbilanciato, No, dico solo questo. Poteva starci. Cosa? Gito, Gito, Gito. Ma dai! Oh, ragazzi, che seccatura. Vabbè. Visto che non si riesce a superare, io provo a fare il contrasto e loro puntualmente lo superano. Però vedi, cioè, una cosa del genere, se la fai in campo, ti squalificano. Un cartellino rosso proprio ti mandano direttamente a casa. Non esiste. Posso capire in un gioco come in Azume Eleven che dice, vabbè, è fatto apposta. È un picchiaduro quasi. Ma qui no. Non pensate al punteggio. Il primo tempo è stato un ottimo primo tempo. È disastroso. È stato disastroso. Continuate a giocare a vostro meglio. Ma non è possibile. Ma come finalmente? Ma perché finalmente? Ma che cosa finalmente? Questo, vabbè, questo è contento che si deve salutare. Buon per lui. Hanno fatto 14 tiri in porta loro. Io uno.
È tempo di replicare magari, Andrea, che dici? Mamma mia, ragazzi, ma non è... No, 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 no. Ma un altro gol mi fanno così. Boh. Anche se faccio uno è inutile. Ma tanto non ce la fa. È inutile. Dai, vediamo se ce la fa Tsubasa. Ah, fanno... Questo è l'unico modo per riuscire a superare quel portiere. Sì, ma... Neo Drive Tiger finisce... Vabbè. Non è più lungo, non ci poteva stare. Ma anche fosse... Sì, è inutile, non è che ce la faccio a farlo. Non ce la farei mai neanche a farlo, è impossibile. Se non riesco neanche a fare un contrasto come si deve. In realtà il tiro l'ho fatto, ma al portiere si può segnare solo in altri modi. Infatti il twin shoot non ha alcun effetto. Lo para comunque. Niente, non è fattibile sta partita. Non è fattibile proprio. Yuga, fammi sognare. Fammi sognare. Ragazzi, ragazzi, voi non avete idea. Quanto manca, quanto manca, quanto manca. Oddio, ancora 10 minuti. Cioè, nel gioco, nella vita vera, non lo so. Ragazzi, 3 volte l'ho fatta sta partita. E 3 volte l'ho persa. Questa volta... Questa volta... Questa volta... Questa volta niente. La seconda volta che l'ho fatta... Ho fatto una bella partenza iniziale, no? Ho giocato bene davvero. Però attenzione, comunque sia, non importa se tira perché posso pararla. Con la parata speciale, visto che ho... Ho conservato... Visto che ho conservato, se riesco... Non riesco. Ho conservato la parata più forte per Genzo, appunto. Ho la potenza. Posso farla, visto che ho la barra V attiva. Quindi anche ci provano, so di poterla parare. Però non devono farlo comunque. Non devono comunque riuscire ad arrivare in porta. Ecco, spaziamola, via. Ho fatto un gol con Masao dal calcio d'angolo. Per farvi capire proprio a volte i gol come si fanno dopo che ci perdi 3 volte. Fai gol così a caso. No! Avevo appena tirato! Accidenti. Porca miseria. Sembra non finire più, ragazzi. Sembra non finire più. Proprio quando è difficile che non finisce. Vabbè. Dai, no, però non deve. Ok. Dai. Eccolo, Nitta. Yuga. La palla scivola. E Yutta. Ok. Ho fatto un miscuglio tra Yuga e Nitta. Mi sono proprio sbrodolato. Vabbè. Volevo sgusciare come un'anguilla. Sguscia dalle mani del pescatore. E invece nulla. Ma è ancora Nitta. Sika. 64 tecniche abbiamo fatto. Ho fatto 15 tiri. Loro 2 tiri in porta, un gol. Il secondo l'ho parato. Il primo l'ho parato con la parata speciale. Il secondo, no, era scarico. In 3 stavano a dribblare. Chi era? Schneider? Niente, tutti e 3 non ce l'hanno fatta. Lui intanto caricava il tiro tranquillo. In 3 scivolate, niente. Neanche una botta su in testa gli faceva niente. È andata 2-1. Ora, io a inizio video ho detto che ci sarebbe Brasile. Ci sarebbe anche forse l'America. Un'altra partita con l'America. Ma non ne sono certo. E ora stiamo per dare inizio alla cerimonia di chiusura del primo Junior Youth World Challenge. La gloriosa squadra vincitrice, il Giappone, entra, accolta dagli applausi del pubblico.
Se ripensiamo al passato, hanno lottato duramente per arrivare fino a qui. Durante le amichevoli, quando hanno subito pesanti sconfitte, molti non credevano in loro. E poi, con l'inizio dei preliminari, hanno affrontato una serie di giganti che li hanno costretti a una difficile serie di partite. Le finali sono state ancora più difficili contro gli eroi del Sud America, l'Argentina e la tradizione europea della Francia. E infine, oggi hanno sconfitto i favoriti del torneo, la Germania, guadagnando la corona del campionato. Ma non hanno vinto il campionato solo perché i loro giocatori hanno lavorato sodo. No, hanno vinto perché tutti loro, sul campo e non, avevano la passione per essere i migliori, lottando uniti come un solo uomo. La vittoria della nazionale giovanile giapponese è una vittoria per il gioco di squadra.皆さん、大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って、今嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺は、俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。